Buonasera amici di Serie 2 Italia, si è appena conclusa la sesta giornata del campionato di Serie 2 Old Wide West, che vede trionfare la più GS a Udine contro la Bondi Ferrara per 89-64. Partita dove la squadra fulana è sempre rimasta avanti con un massimo vantaggio di 29 punti sul 89-60 nell'ultimo quarto. Per quanto riguarda le assenze, Udine non aveva il capitano Michele Ferrari e il centro titolare Francesco Pellegrino, mentre la squadra estense non aveva l'americano Eric Rush. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, sicuramente da sottolineare che Udine ha 4 giocatori in doppia cifra, tra cui Kendall Dykes con 20 punti, Chris Mortellaro con 14, Rein Weidman con 19 e Usman Diop con 21. Per quanto riguarda la Bondi Ferrara, la miglior prestazione arriva dall'americano Mike Hall, l'ex giocatore di Milano segna 24 punti e dal capitano Riccardo Cortese che ne segna 18. Adesso andiamo ad ascoltare il commento dei due allenatori. Ovviamente partiamo con complimenti a Udine, che ha fatto una partita molto importante, devo dire in crescendo. Credo che all'incirca 15 minuti abbiamo fatto noi una pallacanestro migliore della dei punteggi. Il problema è che concretizziamo poco e soprattutto che abbiamo creato, tra virgolette, dei mostri, nel senso che abbiamo permesso a troppi giocatori di entrare in ritmo in modo diverso, nel senso Mortellaro rimbalzo e Pintone e Weidman alla distanza e poi Dykes. Chiaramente, magari scherzando, altre volte ho sempre detto che troviamo sempre noi quelli che fanno delle partite clamorose. Credo che voi sappiate la percentuale di Dykes sino a oggi. È chiaro che oggi ho trovato una giornata incredibile, però a questo punto devo anche pensare che noi dobbiamo essere molto, molto più bravi, molto diversi. Non possiamo ogni domenica lamentarci che troviamo l'avversario di turno che fa 30 punti, che fa l'80% da 3 punti inaspettatamente. Okay? Dobbiamo essere magari meno razionali, meno così, con meno idee di battezzo su certi giocatori, perché anche non considerare Diop un giocatore di pallacanestro di alto livello, ma continuare a considerarlo un giovane, come purtroppo è stato considerato da troppi miei giocatori, ovviamente questo è già un passaggio negativo. Comunque, devo dire che la partita si è svolta su questo che sto ora dicendo, nel senso abbiamo dato un po' troppo entusiasmo e poi ovviamente nel terzo quarto, quando c'è stata la possibilità di riaprire la partita con 6 punti di distacco e palla in mano, si è visto che in quel momento lì abbiamo, secondo me, peccato di responsabilità, perché ci siamo anche passati la palla troppo anziché prendere qualche iniziativa definitiva. Ecco, questo è l'aspetto fondamentale, che poi dopo ci fa anche fare un errore di più in difesa in quel momento lì. Detto questo, io non ho niente da, o meglio, allora, ho poco da rimproverare ai miei giocatori, perché è difficile fare una partita di energia in trasferta, di produrla per tutta la gara, soprattutto quando gli avversari vanno in ritmo e creano grandi percentuali. Abbiamo cercato di mischiare un po' le difese, qualcosa ci ha pagato. Quello che però è un aspetto negativo e di cui dobbiamo parlarci notevolmente è che se continuiamo a pensare che poi tornerà Eric Rush, le cose cambieranno. Se continuiamo a pensare che siamo sempre vittime di qualche fischio arbitrale, che poi dopo la strada sarà sempre più in salita, come si è visto oggi, perché comunque né Rush né gli arbitri potevano aiutarci a prendere qualche rimbalzo in più o a prendere molti più palloni vaganti. Quindi quando saremo in grado di essere più forti, più decisi, più cattivi in situazioni del genere, potremo fare analisi parallele di altre cose. Quindi al momento non siamo in grado di farlo assolutamente, perché dobbiamo ripartire da questo. Una partita in trasferta con un po' di inferiorità, diciamo numerica, c'è bisogno di giocarla con
quell'attesamento cattivo in tutti i momenti, che devo dire che purtroppo cerco di pensare anche all'aspetto di comprensione dei miei giocatori. Avete visto che anche domenica scorsa con Ravenna il primo tempo siamo stati come dire, abbiamo giocato un po' in souplesse e siamo stati graziati da Ravenna, e poi dopo questo ci ha dato la spinta per fare un secondo tempo emozionale. Però non è scritto da nessuna parte che sia possibile sempre fare così, perché bisogna che anche l'avversario sia d'accordo, e oggi non è stato per niente d'accordo, quindi questo aspetto dobbiamo impararlo il prima possibile. Una partita chiaramente che noi temevamo per tanti motivi. Intanto, prima Ferrara l'abbiamo vista molto bene domenica scorsa in casa, anche senza Rush, una squadra che io considero al completo, una squadra importante, allenata bene, perciò insomma. E noi pensavamo ai nostri problemi, perché ci siamo allenati un po' a singhiozzo con Ferrari e Pellegrino fuori, Weidem ha avuto tutta la settimana problemi a piede, non sapevamo come potesse giocare. Perciò insomma era una partita che si presentava all'inizio, insomma, non dico in salita, però insomma, magari con qualche difficoltà. Chiaramente i progressi si stanno vedendo, perché giorno dopo giorno miglioriamo. Il nostro marchio deve essere la difesa, anche oggi ha fatto la differenza, però oggi abbiamo anche tirato un buon percentuale, la palla è girata meglio, insomma le cose sono andate meglio in attacco rispetto a come eravamo abituati in passato, dove facevamo un po' fatica a muovere la palla. Abbiamo detto anche che abbiamo una squadra per metà nuova, è 3 mesi che lavoriamo insieme, io vedendo tutti i giorni lavorare i ragazzi ho molta fiducia di questo. Abbiamo iniziato con 2 sconfitte, oggi ci prendiamo questa vittoria che effettivamente ci dà molto morale per come è arrivata.